Allora, sediamoci. Oh, asciamo bagliaccio. Dove sono? Cos'è questo posto? Un motel in mezzo al nulla. Un motel in mezzo al nulla. Quanto in mezzo? Non che importa. Cazzo di domanda è? Tanto non puoi scappare da qui. Infatti. Perché siamo qui? Voglio parlare del Voglio parlare della biochip. tua invenzione. Il biochip che hai creato per l'Arasaka. Bella quella camicia però, anche il completo non è male. Ma prima voglio chiarire una cosa. Non si manda Sì. Yorinobu Arasaka? No. Ciò Assolutamente significa che no. devi avere un'offerta per me. Fida, Se fidati il di tuo me. boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Ma non siamo alla negoziazione, fratello, ma cioè, non hai Non mi capito che manda sei nessuno. Ho un prigioniero. problema e tu mi aiuterai. E questo cos'ha a che fare con il Ma biochip? come si rilassa sto bastardo? La tua tecnologia mi sta uccidendo. Dubito che tu l'abbia pubblicizzata così. Se vuoi aprire un reclamo, mi servono più dettagli. Ho il costrutto di Johnny Silverhand conficcato in testa e non lo voglio. Silverhand? Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? Ma fatti i cazzi tuoi. L'ho rubato Yorinobu Rubato. Arasaka. Era per un cliente, ma il cliente non mi ha mai E tu hai pagato. deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo di In testa? realtà non è stata una cattiva Sì, idea. anche perché ci ho Il salvato. costrutto mi ha riavviato quando mi sono beccato un proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. La preziosa tecnologia dell'Arasaka ha spasso per le strade. Vabbè. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, Ma l'hai avrei fatto creato un tu, no? precipitare una E V allora dov'è? tramite un Dove stai impulso finendo la MP vita? se fosse stato Ti sei semplice. infilato una versione sperimentale del biochip. Sì. So solo che So non che posso non posso togliermelo. togliermelo. Il mio bisturi L'hai dice. mostrato a un cazzo di dottore di strada. Chi altro lo sa? Mi serviva Mamma, aiuto. poti. O credi che abbattere una V della Kang Tao sia stata la prima cosa che mi è venuta in mente? Esattamente quello che ho detto In io, cosa raga, ma che differisce la cazzo? versione prototipo? Ha un engramma diverso, qualcosa di più Cosciente? aggressivo? È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La Beh. versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi Era presalvati. fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara. Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo. Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Ah. Sì, dai. Anche perché chi potrebbe permettersi questa versione Vorresti biochip? sapere di più sulla tua Sì, magnifico, condizione? la tua tecnologia funziona. Ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Che cazzo devi vedere? Io non mi fido, ma che cazzo vuole questo? Ehi, ci siamo appena conosciuti. Prima dovrei guadagnarti la mia fiducia. Come pensavi che sarebbe andata? Se vuoi che ti aiuti, dovrò esaminarti. Sì, ma è solo io e lui, veramente? Ok. Ma questo ci potrebbe ammazzare subito. Però è anche uno scienziato, magari, vabbè. Vediamo. Incredibile. Sembra che... Incredibile, un corporativo ci sta aiutando. Quindi? Che c'è? Che c'è? Che succede? Peccato che io non possa esaminarlo a Sì, fondo. un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene! Non si Temo di può. avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare indipendentemente dal chip. Beh, questo L'unica lo cosa che sapevamo già. posso fare Oh, finalmente si tratta. è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Ma vai a fanculo. Aspetta, hai detto che il progetto era in fase di test? Per Non puoi questo è ancora sapere più come finirà. instabile, Oh, invece immagino. sì. Ho appena visto il costrutto divorare il tuo cervello. È Perfetto. programmato per assimilare il nuovo ambiente, a tutti i costi. Il tuo piccolo cervello di carne non può nulla contro di lui. Quindi, qualunque cosa io faccia, prima o poi l'engramma vincerà. Sì. E da ciò che ho sentito su Silverhand,
Mi sembra esattamente il suo stile. Ah, la mia reputazione è cresciuta ed è diventata leggenda nella Rasaka. No, in realtà no. Esattamente nella mia testa. Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli? Posso vederlo e parlargli. In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuoi dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Non può costringermi a fare nulla. Per quanto riguarda le mie decisioni, Johnny è solo una voce nella mia testa. Può anche avere un'opinione diversa, ma non può costringermi a fare nulla. Concordo al 100%. Sei un padrone di casa da poco. Non è come vincere una discussione. L'equilibrio si sposta. Lento, ma inesorabile. Che vuoi dire? Interessante, eh? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili. Almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico. Un terrorista. Un pazzo suicida. Beh, cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti per questo, sarei io. Che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico in questa fase. Beh, perlomeno Johnny non si è mai venduto per soldi. Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del tuo corpo. Sai, solo per un attimo. No. Sicuro? Sì. Sarebbe divertente. Johnny, scherzo, ma non ci ho provato però. Vuole entrarti nella testa. Però è vero quello che dice. Sai che ti dico, ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Sì. Ma vai a fa' culo, va. Proverò, non basta, ma a parte con quello. In effetti, sembra quasi che tu voglia guadagnarti il favore dei cinesi. A mie spese. Ti rendi conto di quanti dati hai nella testa? Anche se non potessi aiutarti, quei dati devono essere salvati. Che mi venga un colpo. Questo povero coglione ha appena ammesso che hai ragione. Al diavolo la Kangtao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kangtao mi aveva offerto una bella cifra. Li hai qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Appunto. Di... Willa! Che diavolo ci fa lui qui? Beh, ha alcune domande per te. Esatto. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Fai vedere. Allora, ricostruzione. Corteccia neurale. Contenitore engramma. Meglio di niente. Danni fatali. Ok. Che capisca questa tecnorobaccia. Relic Saburo Rasak. Questo cosa è servito? Che cosa gli farai? Vorrei che sapere che cazzo. Farai? Non ho ancora deciso. Ok. Stai parlando sul serio. In pratica non lo vedo molto mi in forma. Su essere impulsivo. O è la luce? È tutto tuo. Boh. Vi lascio un po' di privacy. Va bene. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Esatto. E non lo dimenticherò. Prego. La ruota della fortuna. A posto. Ci sta. Ah, ma proprio sto scendendo. Ok. Figli di puttana. Uè, allora. Sei paranoico? E tu sei davvero paranoico. Ma non lo vedi? Come le corporazioni stanno distruggendo il nostro mondo pezzo dopo pezzo. Non puoi fare finta di niente. Ok. Ecco che arriva una no. Se perché vuoi stiamo. Dire qualcosa, dilla. È evidente che c'è qualcosa che ti rode. È da un po' che cerco di capire come sei fatto. Per sapere con chi ho a che fare.
All'inizio pensavo che fossi solo sfortunato, ma dopo un po' ho capito qual è il tuo vero problema. Eri un ragazzo delle Badlands. La famiglia era tu. Ma a Night City non sei nessuno. Il meglio che riesci a fare è derubare gli scab. Sei l'ultimo dei mercenari. È interessante, però. Sai molte cose del mio passato. Beh, ho visto dei flash del tuo passato. Proprio come tu hai visto flash del mio. Ho paura di perdermi. Ho paura del giorno in cui vedrò i tuoi ricordi come se fossero i miei. Cazzate. Se la mettiamo così, allora io dovrò convivere con l'idea di aver permesso a Deshaun di fregarmi, di fottermi alla grande. Che cazzo dice? Vabbè, sul serio. Cos'è che vuoi? Cosa vuoi davvero? Che tu mi aiuti a farla pagare alla Arasaka. Solo questo. È un obiettivo concreto, almeno, come me. Questo glielo devo dire. L'obiettivo è demolire la Arasaka, seppellirla. Il mio è stare a galla. Sembrano entrambi piuttosto concreti. E coincidono anche abbastanza. Tu devi entrare nel Mikoshi per salvarti la vita. Una volta lì, io potrò distruggerlo. Quanto ci giri intorno? Eccoci alla tua crociata. Entriamo nel Mikoshi e sovvertiamo il sistema. Ok, ti dico perché voglio distruggere la Arasaka, ma te lo dico una volta sola. Vuoi saperlo? Io lo so già, però okay. Sì. Ho visto le corporazioni togliere l'acqua ai contadini, e poi anche la terra. Le ho viste trasformare Night City in una macchina infernale, alimentata dalle sofferenze, i sogni infranti e le tasche vuote della gente. Le corporazioni controllano le nostre vite, se le sono prese, e adesso vogliono anche le nostre anime. Puoi dirlo forte, è vero. Impossibile darti torto. Vi, non ho dichiarato guerra al capitalismo perché era una mia spina nel fianco, o perché avevo nostalgia di un'America scomparsa. Questa è una guerra del popolo contro un sistema totalmente fuori controllo. È una guerra contro le fottute forze dell'entropia. Lo capisci? Bisogna fare tutto il possibile per fermarle, per sconfiggerle, per distruggerle. Se devo uccidere, uccido. Se mi serve il tuo corpo, allora me lo prendo. Questo no. Johnny, aspetta un attimo. Porca puttana. Dobbiamo... Ora cazzo? Non capisci. Ma un giorno ci arriverai. Johnny... Svengo? No. Perché non sono svenuto? Johnny e poi Ugaz. Allora, incontriamo Takemura, visto che la prossima missione principale è da fare. È questa qua. Japan Town, appoggiati alla barriera, aspetta Takemura, va bene. Intanto mi ha scritto Judy, non deludi. Bella Night City comunque, raga. È veramente bella. Bella, suggestiva, i paesaggi devastanti. Eccoti qua. L'unica cosa è l'immersività. Lo dirò sempre finché non la pacciano. Belli isolati. È appropriato per un incontro segreto. Un incontro segreto. Cavolo, ti è successo? Sì, ecco, anche a me non sembrava in forma l'altra volta. Sono un uomo derubato dei suoi impianti, dei suoi soldi e della sua dignità. Sì. Ci sta. Ma non è così male. Hai fatto. Quando nessuno mi nota per strada. Beh, oddio. Il tuo amico è qui. Uno con scritto Arasaka sul collo. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Che cazzo è Oda? Di più, esatto, che cazzo è? Era guardia del colpo di Hanako-sama. Chi cazzo è Hanako-sama? Arasaka. Nella porta aerea è ancorata nella baia. La figlia di Saburo. Ah! Sì. E se ti crede, la prossima volta incontriamo lei. La sorella di Yorinobu. Sicuro che sia affidabile? Sì. Convincente. Non ho niente da perdere. Così va meglio? Peggio, perché infatti. Io ho molto da perdere. Beh, oddio. Tra una settimana moriamo, quindi. In alto, eh?
consente. In genere arriva mimetizzato. In genere arriva mimetizzato, ci sta. Vediamo. Dove cazzo parcheggi, fra? Ah, sto facendo l'inversione a U. Quindi? Mi sembra più a P, però ok. Ma era un bug quello che ho visto? Oh, con calma, fratello, tanto ti stiamo aspettando un po'. Vestito esattamente come Andres Hellman. Vediamo se la camicia è uguale. Mi sembra di sì. Oda. Oda. Oda, tra l'altro, è il nome di chi ha scritto One Piece. Il tuo ladro. Posso parlare anch'io, sai? Allora parla. Ho sentito. E Eiichiro Oda è l'autore di One Piece. Io rinnovo a trangolato suo padre. Ah no, cazzo, ho sbagliato. Vabbè. Lo sei, garantito. Puoi fidarti di Oda. Ok, allora. Ok. Al Compeki Plaza. Ero lì la notte che è successo. Sembrava la solita lite familiare, finché Yorinobu è saltato addosso a Saburo e ha iniziato a strangolarlo. Silenzio. Non un'altra parola. Tu stai giocando con il fuoco. Ma è la verità. Hanako-sama deve saperlo. La mia unica preoccupazione è proteggerla in questa città dimenticata dagli dèi. È in pericolo? Ora? No. Ma durante la parata in onore di Arasaka-sama, sicuramente. Io ti porto un testimone dell'omicidio e tu ti preoccupi di una stupida parata. Idiota. Esatto. In effetti. A differenza tua, io non ho mai smesso di onorare il giuramento. Ma non puoi ignorare la verità! L'unica cosa di cui mi pento è di essere venuto a questo incontro. Ma sto pezzo di bastardo sulla tua testa. Devi quindi ringraziare se non te la taglio e non la porto dritta a Yorinobu-sama. Scusate, che cosa faresti? Ci mettete ancora tanto. Se fossi al mio posto. Io non faccio favori. Porterei la tua testa a Yorinobu-sama. Beh, fortunato. Dovrebbe essere Hanako a decidere, no? Te. Oda, non ti stiamo chiedendo molto. Solo un breve incontro. Dovrebbe essere Hanako a decidere se crederci o no. Non puoi farlo tu per lei. Ci aiuterai? Non lo farò. Ma vi permetto di lasciare questo posto, questa città. Incoromi. Se rivedo uno di voi due, non sarò così magnanimo. Fa molta attenzione, amico mio. Minchia, adesso t'ammazzo. Adesso l'ammazzo. Ma sto bastardo. Un invasato della Arasaka è già più che sufficiente. Ma vai a fanculo, va. Beh, ci abbiamo provato comunque. Almeno ci abbiamo provato. Che cazzo è? Una nave? Ci abbiamo provato, sì. Bella. E abbiamo ricavato qualcosa di utile. Cioè la parata? Cosa te lo fa pensare? Beh, la parata. Sappiamo che ci sarà una parata. Ti ha detto Oda. Torneranno a Tokyo dopo la parata. Non assisti alla parata? Forse è la nostra occasione. Se riuscissimo ad avvicinarci ad Hanako-sama, prima dobbiamo fare una ricognizione adeguata. Una ricognizione? Ci una mappa precisa di Japan Town. Aspetta. Ora tocca a te sentire i miei amici. Sì. Sa che può darci una mano? È Wakako, eccola lì. Wakako Okada. Wakako Okada. Gestisce una sala pachinko su Jig Jig Street. Andremo a trovare questa donna. Mi sta simpaticissima Wakako, non so perché. Però andiamo. Certo, perché no. Ok, siamo arrivati da Wakako, o quasi comunque. Salotto di Wakako. Eccoci qua. Vediamo. Quella. Quindi? Che succede? Devo aspettare Takemura? Rogue, mia cara. Ah, Rogue. Deve esserci stato un malinteso. Ma dai che? Non so chi ha attaccato la tua squadra, ma i Claws... No, mai. I miei ragazzi sanno stare al loro posto. Beh, oddio. Mi dispiace, devo andare. Ho
ospiti. Ok. Vi, felice di rivederti. Posso dire lo stesso? Il tuo affascinante amico è... Lavoriamo insieme. Stiamo lavorando insieme. Tutto qui. Tatemura gorodes. Okada-san. Oidekite koedes. Un vero gentiluomo. Peccato solo che tutti i soldatini dell'Arasaka gli diano la caccia. E tu, Vi, l'hai portato qui da me. Beh, in realtà cercano anche me. Motivo per cui non dovrei avvertire subito le autorità. Siamo qui per gli affari, tu adori gli Eddy. È sempre per gli Eddy, Wakako. Se vuoi guadagnarli, noi abbiamo il modo. Semplice e lineare. Sentiamo allora. E ricordati che ho ancora il telefono a portata di mano. Ci servono informazioni sulla parata che passerà per Japantown. Quindi si tratta dell'Arasaka. Di nuovo. Beh, si tratta sempre degli Eddy e si tratta sempre dell'Arasaka. Quello che non capisco è perché venire da me? In che senso? E Sean non ha risposto al telefono? Ma... lasciamo perdere. Aspetta, sai tutto quello che succede nel quartiere, sempre. Ma poi sei giapponese. C'è la parata in onore di... Sono giapponese. Ti stai preparando in qualche modo, ne sono sicuro. Non mi vedrai vestita lui. Ma quello assolutamente no. Anche perché dopo 5 defunti mariti ti sarei stancata di vestirti a lutto. Però... È tutto su questi shard. Ce li ha già sta bastarda. Le mie tasche sono vuote. Lo vedo. È un regalo, gratis. Okada-san, ciò che è gratis... Esatto. Sono molto costoso. Esatto. Mi volete o no? Gratis, veramente? Gratis. Ne sei sicura? Ho i miei motivi. Ma non ho pazienza. Ok. Vediamo. Japantown. L'intero distretto sarà bloccato per la parata. I carri Dashi saranno l'attrazione principale. Voleranno da questa parte, sopra le strade. Lungo il percorso, terrazzi, passerelle e punti rialzati offrono una buona visuale. Hanako Arasaka, l'ospite d'onore, terrà il suo discorso dal carro più grande. E lo farà esattamente qui. Okay. Non sono una della sicurezza, ma considerati i recenti eventi, mi aspetto che sia stretta. Durante l'ultima parata, l'Arasaka aveva infiltrato agenti tra la folla. Pure. Per non parlare dell'esercito di tiratori e di droni. Come se non bastasse, avevano un netrunner. Almeno uno. Usavano le telecamere cittadine per controllare tutto. Il punto d'accesso principale è qui, un vecchio centro di controllo automatizzato. Credo sia la cosa più utile. Alla fine i carri lasceranno Japantown e noi resteremo con fiumi di spazzatura fino al ginocchio. E nessuno a ripulirla. Ok. È tutto quello che ho. Dovrà bastare. E allora andate. Tra l'altro, regà, io sono convinto che il netrunner dell'Arasaka sia un personaggio dell'inizio che è sparito. Lo apprezziamo molto. E chi segue questa serie già dall'inizio sa di chi sto parlando. Uno che inizia con T e finisce con Bug. Però, vediamo se durante la fase finale della storia principale mi daranno ragione. Parla con Takemura, dove cazzo vai? Ah, ecco. Una signora davvero deliziosa. Queste informazioni potrebbero fare al caso nostro. Ma io cercherò di approfondire. Resterò qui per un po' e chiamerò alcune conoscenze. Ah, quindi faccio tutto io come al solito. Saprò qualcosa di nuovo, te lo farò sapere. Bene. Ok, fa attenzione. Anche tu. A più tardi. A più tardi. Tardi. Tra l'altro, raga, sapete come si dice albero di Natale in giapponese? Christmas tree. Oppure forchetta, forku.
coltello, knife, cioè tutte parole inglesi comunque con la pronuncia giapponese. Figo, sono stato in Giappone 20 giorni e è stato veramente figo, un altro mondo, completamente un altro mondo rispetto al nostro, però molto affascinante, molto affascinante. Ne ho parlato anche nelle scorse live che ho fatto sul canale, delle persone che vivono in Giappone, no? Che sono due facce della stessa medaglia, cioè rispetto ovviamente a noi occidentali. Cioè, c'è gente, non so, noi chiedevamo indicazioni, no? Io chiedevo indicazioni, dicevo dove si trova l'acquario, esempio. Quando ho chiesto dove si trovava l'acquario, due signore mi hanno preso a braccetto e mi hanno portato davanti all'acquario e poi se ne sono andate. Cioè, gente che veramente ti prende per mano e ti porta dove devi andare tu, a prescindere da dove stanno andando loro, e altra gente invece che non ti guarda neanche in faccia. Questo è buggato, ok? Non ti guarda neanche in faccia, cioè fa finta che non ci sei, che non esisti. È pazzesca sta cosa, veramente pazzesca. Comunque, andiamo alla cappella.